stamattina vedremo tre piccoli brani dell'inizio, tratti dai primi capitoli degli Atti degli Apostoli, capitolo 2 dal versetto 42 al versetto 47, capitolo 4 dal versetto 32 al versetto 35, capitolo 5 dal versetto 12 al versetto 16. Sono tre testi che hanno delle loro somiglianze perché sono come delle tre pause nella narrazione nelle quali San Luca, autore degli Atti degli Apostoli, presenta alcune caratteristiche fondamentali della comunità cristiana delle origini di Gerusalemme. Ma allora appunto ascoltiamo questi tre brani. Dagli Atti degli Apostoli. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Ecco, intanto un po' di contesto. Questi tre brani fanno parte della prima parte degli Atti degli Apostoli. Chi era collegato ieri sera si ricorderà, Don Federico ci diceva che gli Atti degli Apostoli hanno una progressione anche geografica nel loro racconto, per cui i primi sette capitoli si svolgono a Gerusalemme, poi pian piano la parola di Dio si amplia, si diffonde, prima in Samaria, poi comincia a toccare, a incontrare i primi pagani, poi grazie soprattutto all'opera di San Paolo si diffonde in almeno la parte orientale dell'impero romano fino a Roma. Per cui siamo all'interno dei primi sette capitoli in cui ancora siamo a Gerusalemme. Quella che viene presentata è infatti appunto la comunità di Gerusalemme. Il capitolo primo racconta l'ascensione del Signore al cielo, poi il ritrovarsi del primissimo gruppetto di discepoli formato solo dai 12 apostoli e qualche altro,
La sostituzione dell'apostolo Giuda Iscariota con Mattia e poi capitolo 2, la Pentecoste. Il primo di questi tre brani che sono chiamati sommari, questi tre brani che abbiamo ascoltato sono chiamati sommari, cioè fanno un po' appunto da sintesi, da sommario di quello che avveniva quotidianamente, non si raccontano tanto degli eventi, ma ciò che avveniva quotidianamente nella comunità di Gerusalemme. Ecco, il primo di questi sommari viene inserito da Luca quindi subito dopo la Pentecoste. Quindi questa comunità cristiana, ci dice San Paolo, San Luca, la prima comunità cristiana di Gerusalemme è la comunità nata dallo Spirito Santo. Quella che viene descritta è la comunità nata dallo Spirito Santo, il miracolo della Pentecoste appunto, con la discesa miracolosa dello Spirito Santo sotto forma di aria e fuoco, vi ricorderete sicuramente quel brano, ma non solo lo Spirito, anche la parola, perché subito dopo la discesa dello Spirito Santo non avvengono le conversioni semplicemente per aver visto il miracolo, ma perché Pietro fa il primo dei grandi discorsi contenuti negli Atti degli Apostoli. Pietro, con la sua parola autorevole come punto di riferimento nel gruppo di 12 apostoli, Pietro racconta e interpreta quello che è successo ai discepoli dello Spirito Santo alla luce della risurrezione di Gesù. E quindi c'è il primo grande annuncio, questa comunità cristiana che era chiusa, la sera ancora di Pasqua era chiusa per paura all'interno del Cenacolo, ecco, il giorno della Pentecoste questa comunità cristiana si apre e finalmente comincia ad annunciare la risurrezione di Cristo. Ecco, in questo punto, dopo le prime conversioni, viene descritta come è fatta la comunità cristiana. Allora, un'altra cosa, giusto per capire un po' come era fatta la comunità cristiana, ecco, quanto era grande questa comunità. Anche qui San Luca, almeno nei primi capitoli, ci parla dei numeri della comunità cristiana, per dirci anche attraverso i numeri come la parola del Vangelo si stava diffondendo. Allora, nel capitolo 1, versetto 15, si parla di 120 persone. Quindi il primo gruppetto, ancora prima della Pentecoste, quindi il primo gruppetto che si era ritrovato attorno ai 12 apostoli per pregare nell'attesa della discesa dello Spirito Santo era composto da solo, non è detto che siano pochi, sono 120 persone, sono già 120 persone, quindi il gruppo dei 12 apostoli, dice San Luca, anche i fratelli, quelli che sono i parenti, i cugini di Gesù, Maria, viene nominata esplicitamente Maria, l'unico punto negli Atti degli Apostoli, anche l'ultima menzione di Maria all'interno del Nuovo Testamento, e poi tutto un altro gruppetto di discepoli che quindi era grande fin dall'inizio, 120 persone. Ecco, a Pentecoste, ci dice il versetto subito prima di quelli che abbiamo letto, capitolo 2, versetto 41, ci dice che vengono aggiunti altre 3.000 persone. Nel capitolo 4, versetto 4, si dirà invece che la comunità cristiana è composta di 5.000 persone contando solo gli uomini, quindi escluse donne e bambini. Quindi insomma arriviamo, contando anche le donne e i bambini, presumibilmente insomma intorno alle 6.000-7.000 persone. Sembra che all'epoca Gerusalemme, c'è un po' di dibattito tra storici e archeologi, comunque sembra che all'epoca Gerusalemme avesse 40.000 abitanti. Quindi insomma, 7.000 persone su 40.000 abitanti non è affatto poco. Noi abbiamo l'idea che tutto il mondo ebraico abbia rifiutato in blocco Gesù e che quindi dopo il cristianesimo si sia sviluppato soltanto fuori dall'ebraismo. In realtà vediamo come a Gerusalemme la prima comunità cristiana era già molto numerosa. Questo da un lato spiega perché a un certo punto i capi prendono paura di questa situazione e cominciano le persecuzioni.
Cominciano le persecuzioni, ecco, scusate, una pausa tecnica. Cominciano le persecuzioni perché, insomma, questo era un gruppo che stava diventando consistente, che rischiava di svincolarsi rispetto al potere, sia religioso sia civile. Quindi, pensando a questi sommari, pensiamo ad una comunità grande. Non si tratta di poche persone che mettono qualcosa tra loro in comune, che vivono così. Insomma, si parla come minimo di 3.120 persone, fin dall'inizio, fin dal primo sommario. Ecco, quindi questo è un po' per introdurre questi tre testi e aiutarci a capirli meglio. Adesso vediamo, in modo particolare mi fermo sul primo dei tre testi, perché fin da subito, fin dal primo versetto, ci dice già qual è l'essenziale. Ecco, Luca preme dire fin da subito ciò che è essenziale per la comunità cristiana. Nel versetto 42 si dice che i discepoli erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Quindi si dice che erano perseveranti, è qualcosa che si ripete nel tempo, non è una scelta, la scelta cristiana non è qualcosa che viene fatta una volta per tutta la vita, poi siamo a posto. Non è che basta avere il battesimo o dire, ho ricevuto la cresima, adesso bene, basta. No, in realtà è necessaria la perseveranza, cioè è necessario scegliere ogni giorno di far parte di questa comunità che ci unisce e ci lega in Cristo. Allora, questa perseveranza si fonda su quattro pilastri che poi verranno anche ripresi, vengono ripresi poi nel resto di questo brano, dal versetto 43 al versetto 47, e poi anche in parte negli altri due sommari. Ecco, il primo dei tre sommari è quello anche più completo, che ci dice già un po' tutto. Gli altri due riprendono e come diciamo aggiornano il primo sommario. A questi quattro pilastri appunto sono l'insegnamento degli apostoli, la comunione, lo spezzare il pane e le preghiere. Per chi di voi ha il file, ha scaricato il file, ho fatto anche uno schemino per mettere in confronto e vedere come queste quattro caratteristiche vengono poi riprese sia in questo, nel resto di questo sommario, sia negli altri tre sommari, negli altri due sommari. Allora, l'insegnamento degli apostoli sarà il tema del versetto 43, poi Luca ci parlerà della comunione, versetti 44 e 45, poi spezzare il pane e preghiera sono come due facce della stessa medaglia, ecco, lo dirò meglio dopo commentando ciascuno di questi quattro pilastri. Ecco, ne parla un po' insieme, mescolandolo insieme nei versetti 46 e 47. Poi vedete che allo schema davanti l'insegnamento degli apostoli e la comunione vengono poi ripresi anche nel secondo sommario, del capitolo 4, e l'insegnamento degli apostoli, la comunione e la preghiera vengono ripresi anche nel terzo sommario. Quindi Luca insiste su questo, insiste in modo particolare sull'insegnamento degli apostoli, la comunione e poi anche la preghiera, però insomma anche se non è citata nel secondo sommario, in realtà si vede in continuazione come i discepoli pregano insieme, anzi proprio poco prima di questo secondo sommario c'è una preghiera degli apostoli nel capitolo 4 da 23 a 31, al termine del quale si ripete l'effusione dello Spirito Santo sulla comunità cristiana. Quindi la preghiera, anche se non è nominata nel secondo sommario, non significa che è meno importante degli altri due, perché comunque è presente ad ogni tappa e ad ogni evento che riguarda gli Atti degli Apostoli, che è narrato in questo libro. Ecco, quindi quattro caratteristiche. Queste quattro caratteristiche non sono casuali e non sono improvvisate, non nascono
da una fantasia e basta di San Luca, ma riprendono quelli che erano i tre pilastri della vita religiosa del pio ebreo. Noi abbiamo dei testi contemporanei o di poco successivi rispetto al Nuovo Testamento, tutta quella letteratura che è chiamata letteratura rabbinica, cioè dei rabbini, coloro che dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. si trovano a guidare da un punto di vista religioso il popolo ebraico ormai disperso ovunque. Ecco, questi rabbini mettono per iscritto e riportano quella che è chiamata la cosiddetta legge orale, cioè la legge scritta che è quella di Mosè, ma poi c'era tutta una serie di tradizioni orali che a un certo punto, visto che il popolo ebraico è disperso e rischia di perdere la memoria, gli aspetti fondamentali della propria fede, ecco, i rabbini decidono di mettere per iscritto anche questo. Però si tratta di tradizioni orali più antiche, quindi anche se sono state scritte dopo il Nuovo Testamento, sono le concezioni e il modo di pensare e di vivere la religiosità anche dell'epoca di Gesù e degli Apostoli. Allora, da questa letteratura rabbinica noi sappiamo che il pio ebreo fondava la propria vita religiosa su tre grandi pilastri, appunto, che reggevano tutto: la legge, il culto e la giustizia. La legge, fondamentalmente la legge di Mosè, però appunto anche questa legge orale che i rabbini tramandavano, che poi solo in un secondo momento viene scritta, la legge non è soltanto l'insieme dei comandi. Non pensiamo, perché questa è un po' la nostra mentalità di legge, che deriva più dalla mentalità romana e dal diritto romano che non dalla mentalità ebraica, semitica e quindi anche dell'Antico Testamento. La legge, per legge non si intendono soltanto i comandamenti, si intende tutta, soprattutto i primi cinque libri della Bibbia, ma fondamentalmente tutta la storia della salvezza nella quale il popolo ebraico riconosce le proprie origini e nella quale anche i modelli del proprio rapporto di fede con Yahweh. Per cui nella legge di Mosè, nei primi cinque libri della Bibbia chiamati legge, noi non abbiamo soltanto leggi, ma abbiamo ad esempio le vicende dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, che sono, diventano modelli per l'ebreo per capire come restare in relazione con Dio. Ecco, la legge è il mezzo che l'ebreo aveva per restare in relazione con Dio, ma anche con se stesso e con gli altri. Perché attraverso gli esempi dei grandi patriarchi e poi attraverso il codice di leggi e le indicazioni che Mosè dà, si ha come la regola, come quando si pianta nell'orto una pianta che è un po' debole, gli si mette a fianco un bacchettino perché aiutarla a crescere, ecco, la legge è un po' questo bacchettino, cioè ci aiuta, aiutava l'ebreo ad avere una struttura, magari sapendo tutti della debolezza umana, ecco, la legge ti dà questa struttura e questa forza a cui aggrapparti per poter crescere. Ecco, la legge appunto era questo mezzo, in una parola, per vivere da essere umani. La legge per l'ebreo era ciò che permetteva all'ebreo di vivere da essere umano, con un corretto rapporto con Dio, ma anche appunto con se stesso, perché ci sono delle norme nella legge di Mosè che riguardano il rapporto con se stessi, e poi con gli altri, soprattutto all'interno della struttura del popolo ebraico. Poi il secondo pilastro del pio ebreo era il culto. Culto, come unico era Dio, è Dio, unica è unico il suo popolo, unico è anche il luogo in cui Dio viene venerato, per cui c'è l'unico tempio a Gerusalemme dove si svolge l'unico culto per l'unico Dio. Non tutti gli ebrei vivevano a Gerusalemme, però nel tempio i sacerdoti e solo loro, membri della tribù di Levi, non sacerdoti per vocazione, ma sacerdoti per appartenenza ad una delle 12 tribù di Israele, i sacerdoti della tribù di Levi, a nome di tutti, compivano i sacrifici per l'intero popolo ebraico. Quindi
il culto che si svolgeva nel Tempio non era un culto a cui partecipava il popolo di Dio, era il culto dei sacerdoti che attraverso i sacrifici esprimevano il fatto che il popolo ebraico dipende da Dio. Perché sacrificare qualcosa di vivente? Perché quello è il segno, soprattutto quando si sacrificavano le primizie, i primi capi di bestiame che il bestiame dava, o anche primizie vegetali, era il segno che si riconosceva la propria dipendenza da Dio. Allora, io ti offro qualcosa di vivo sapendo che sei tu Dio che mi dai la vita. Poi il terzo pilastro, la giustizia. Giustizia soprattutto all'interno del popolo eletto, anche verso gli stranieri, ma soprattutto all'interno. Giustizia che veniva vissuta come un'esperienza di fraternità, perché tutti legati da elementi di sangue. Il popolo ebraico derivava tutto da un unico capostipite che era Abramo, quindi anche alla lontana, ma tutti erano parenti. E questa esperienza di fraternità richiedeva che ci fosse equità all'interno del popolo eletto. Ecco allora tante disposizioni della legge di Mosè perché ci sia equità tra le varie persone e non ci sia disparità, soprattutto per quanto riguarda le ricchezze. Quindi da lì l'obbligo dell'elemosina e tanti vari singoli precetti. Ecco, quindi legge, culto e giustizia. Luca, nei tre sommari, ci parla di una nuova legge, un nuovo culto e una nuova giustizia. Quindi vengono recuperate e rilette le categorie del mondo ebraico alla luce della risurrezione di Cristo. Ecco, ce lo ricordava anche Don Federico ieri sera, il popolo cristiano inizialmente prima dell'ingresso dei pagani si concepiva come quella parte del popolo ebraico che aveva riconosciuto in Gesù il compimento delle promesse, però si sentivano pienamente ebrei, però Gesù chiaramente doveva dare qualcosa di più, non è semplicemente uno dei tanti profeti, ma essendo il compimento delle promesse, aiutava a rileggere, a portare alla pienezza la mentalità ebraica. Allora anche i tre pilastri della vita religiosa vengono portati alla pienezza dall'esperienza di Cristo risorto. Quindi abbiamo una nuova legge che non è più semplicemente la legge scritta, ma è la persona stessa di Gesù, nelle sue parole e nelle sue azioni. Quindi se prima era la legge di Mosè, che ci permetteva di essere autenticamente umani e di vivere in maniera corretta il rapporto con Dio, con se stesso e con gli altri, la prima comunità cristiana ha Gesù come criterio dell'uomo perfetto e quindi criterio di corretta relazione con Dio, con se stesso e con gli altri. Questa nuova legge viene espressa dal primo dei quattro aspetti che ci sono riportati nel versetto 42, e cioè l'insegnamento degli apostoli. Poi c'è un nuovo culto. Ancora esisteva il Tempio, perché Gesù muore presumibilmente nel 30 d.C., e questa è la prima comunità cristiana che nasce dalla Pentecoste 50 giorni dopo la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù, quindi siamo nel 30 d.C., il Tempio verrà distrutto nel 70 d.C., quindi per almeno 40 anni c'è una compresenza tra il culto ebraico e il culto cristiano. Allora, inizialmente il culto cristiano non rifiuta il culto del Tempio, però lo porta alla perfezione. Perché se il culto centrato sui sacrifici era al centro della mentalità ebraica, ora i cristiani hanno davanti un sacrificio ben più perfetto di quelli, e cioè il sacrificio di Gesù, che è arrivato al suo punto massimo nella morte in croce, ma in realtà tutta la vita di Gesù è stata un'offerta di se stesso per gli altri. Quindi non un sacrificio in senso negativo, cosa mi tocca fare, ma un'offerta della propria vita di uno che dice voglio vivere come dono per gli altri, vivere per amore fino alla fine. Allora, questo nuovo culto, anch'esso è fondamento in Cristo risorto, che
con il suo amore totale ci ha uniti imperfettamente a Dio. Quindi, guardando al sacrificio di Gesù, anche noi possiamo vivere un culto che è dato innanzitutto dall'offerta viva della nostra persona per amore di Dio e degli altri. Ecco, questo nuovo culto è espresso dal terzo e dal quarto punto del versetto 42. Lo spezzare il pane, termine tecnico del Nuovo Testamento per indicare l'Eucaristia, e la preghiera. E poi, terzo pilastro dell'ebraismo, la giustizia. Anche qui si ha una nuova giustizia. Se la giustizia richiesta dalla legge di Mosè era una equità all'interno del popolo eletto in nome della fraternità di sangue, ora c'è una nuova giustizia. Gesù ci ha mostrato con la sua stessa vita una giustizia che va oltre l'equità. Si supera il criterio dell'equità per assumere invece il criterio del dono. L'equità porta ad avere uguaglianza tra le persone, cosa giusta, soprattutto da un punto di vista civile, in cui non bisogna fare disuguaglianze. Il dono invece parte da un desiderio personale di offrirsi e offrire qualcosa agli altri, quindi va oltre l'equità, perché in nome del dono io posso anche permettere all'altro di avere più di me. Per cui si supera questo criterio semplicemente legalistico dell'equità per assumere invece il criterio del dono in nome dell'amore. E questo criterio del dono lo si ritrova nel secondo dei quattro aspetti di cui ci parla il versetto 42, e cioè la comunione. Ecco, ora vediamo questi quattro pilastri uno alla volta. Allora, l'insegnamento degli apostoli. Al centro dell'insegnamento degli apostoli c'è Gesù Cristo, nelle sue parole, nelle sue azioni e nel suo stile di vita. Però quale insegnamento di Gesù Cristo? In realtà gli Atti degli Apostoli non ce lo dicono. E se noi prendiamo il Vangelo, in effetti non abbiamo grandi insegnamenti teorici di Gesù. Abbiamo Matteo che sintetizza i suoi insegnamenti in 5 grandi discorsi, abbiamo qualche discorso qua e là, qualche parola anche negli altri evangelisti, però fondamentalmente noi nei Vangeli troviamo come Gesù ha vissuto, quello che Gesù ha fatto. Quindi l'insegnamento di Gesù non è tanto un insegnamento orale, verbale o teorico, ma è l'insegnamento che ci viene da tutta quanta la sua stessa vita. Però, oltre a questi pochi insegnamenti di Gesù teorici che abbiamo nei Vangeli, abbiamo però l'insegnamento degli Apostoli anche noi. Perché a fianco dei quattro Vangeli abbiamo anche le lettere. Le lettere del Nuovo Testamento sono un po' per noi quello che era l'insegnamento degli apostoli nella prima comunità cristiana. La prima comunità cristiana, gran parte delle persone che appartenevano alla prima comunità cristiana non aveva incontrato Gesù Cristo di persona, ma Gesù Cristo l'hanno incontrato attraverso la mediazione dell'insegnamento degli apostoli. Quello che viviamo anche noi, perché Gesù Cristo, certo, ognuno ha la propria esperienza di preghiera in cui si sente qualcosa, proviamo anche qualcosa, si vive un rapporto personale con Cristo, che però non vediamo e non tocchiamo. Quello che sappiamo di Lui lo sappiamo perché ci è stato detto attraverso una catena ininterrotta che dagli apostoli, attraverso i loro successori, è arrivata per 2000 anni fino a noi. Questo dell'insegnamento degli apostoli è uno scarto forte all'interno di un passaggio di livello forte all'interno della comunità cristiana, che si rende conto che c'è bisogno degli apostoli per poter arrivare a Gesù Cristo. È un salto di qualità nella fede dei primi discepoli, perché in fondo, almeno quei discepoli che avevano conosciuto Gesù, per loro era anche spontaneo seguire Gesù, perché era una persona carismatica, attirava le folle, sapeva come parlare,
non faceva passi falsi, poi rileggendo la sua figura, capendo che lui è figlio di Dio, si è capito che lui era senza peccato, quindi non ha mai sbagliato nella sua vita, quindi insomma si è anche attratti da una persona che si, vediamo, che si vede sempre sul pezzo, sempre perfetta a posto. Gli apostoli non erano così. Gli apostoli erano degli uomini, erano delle persone che addirittura avevano lasciato il loro maestro da solo nel momento della prova. Tutti sapevano che gli apostoli erano stati dei traditori, o quantomeno dei codardi, se non proprio dei traditori come Pietro che l'ha rinnegato pubblicamente, ma almeno tutti gli altri sono spariti. Quindi è uno scarto veramente di fede molto forte all'interno della comunità dei discepoli, arrivare a credere alla parola di questi apostoli. Però la comunità dei primi discepoli dimostra quindi qui una grande fede nella presenza dello Spirito Santo che è capace di guidare coloro che guidano la comunità cristiana. Quindi non si crede, mentre magari potevano credere a Gesù perché era lui attraente, era lui bravo, era lui perfetto, agli apostoli e anche ai loro successori non si crede perché loro sono bravi, ma si crede perché si riconosce un dono dello Spirito che li abilita a parlare di Gesù nonostante le loro fragilità. Ecco, quindi l'insegnamento degli apostoli è la trasmissione che gli apostoli fanno della vita, delle parole, dello stile di vita di Gesù Cristo, che loro cercano il più possibile di incarnare, seppur restando deboli. È forse la più grande difficoltà anche per noi, perché è difficile anche per noi affidarci certe volte a quelli che sono i rappresentanti di Gesù Cristo, conoscendo le loro debolezze, poi così hanno fatto i primi discepoli. Poi, secondo grande pilastro, la comunione. La comunione ci dice che all'interno della comunità cristiana non c'è soltanto ciò che unisce e lega la comunità cristiana, non è soltanto l'insegnamento teorico degli apostoli o un ricordo di Gesù Cristo che è vissuto una volta, ma c'è una relazione che è viva nell'oggi della comunità. Centrale nell'esperienza della comunità cristiana è la relazione. La comunità cristiana non è innanzitutto un luogo di organizzazione di attività o di svago e tempo libero, ma è questione innanzitutto di relazione. Perché l'uomo è relazione, noi tutti siamo stati fatti e creati per la relazione. E nella relazione noi scegliamo in qualche modo da che parte stare. È nelle nostre relazioni, nella quotidianità della nostra vita, che noi scegliamo di stare dalla parte di una persona oppure no. Se scegliamo di essere amico oppure no. Scegliamo di seguire la parola del Vangelo oppure no. All'interno della relazione. Siamo abituati forse dalla nostra società a pensare in maniera individualistica, pensando soltanto a salvare ognuno magari la propria anima, ma in realtà la comunità cristiana vive di relazione, noi viviamo di relazione, anche se pensiamo di bastare a noi stessi, in realtà viviamo di relazione. Ed è la relazione in modo particolare, questa relazione di comunione, è la testimonianza più alta che possiamo dare e che colpisce anche chi non crede, perché dice il versetto 47 che la comunità cristiana godeva il favore di tutto il popolo. E capitolo 5, versetto 13, dice che il popolo li esaltava. Quindi vuol dire che c'è una stima da parte anche di chi non appartiene alla comunità cristiana, che riconosce in questo stile di vita qualcosa di attraente e di bello. La comunione però deve essere concreta, non è un semplice dire beh siamo tutti uniti, che bello, ma si tratta di, parla poi il testo, di una condivisione che poi diventa anche molto concreta da parte di tutti per quanto riguarda i beni. Ultima cosa, è una comunione che non è tra amici, tra persone che si scelgono,
è una comunione tra fratelli, tra persone che ci ritroviamo e che ci vengono date. Comunità cristiana non è soltanto questione di scegliere dove sto bene, con chi sto bene, ma sono chiamato a stare anche con la persona con cui non sto bene. Perché mio fratello, semplicemente in nome di questa fraternità. Allora, la vera comunione mi porta a riconoscere in chi mi trovo a fianco una persona che mi è stata donata da Dio come fratello. Ed è questo in effetti l'unico modo per raggiungere quello che dice il versetto 32 del capitolo 4, il secondo sommario, essere un cuore solo e un'anima sola. Facile, ripeto, quando si parla di amici, ma nella comunità cristiana noi troviamo dei fratelli. All'interno possiamo certo fare anche le nostre amicizie, nulla ce lo vieta, a meno che però non vada a discapito, che non sia una fonte di divisione, ma un aiuto alla comunione. Terzo aspetto, spezzare il pane, cioè l'Eucaristia, è la ripetizione del dono totale di sé di Gesù Cristo. Annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione. Lo diciamo ancora oggi nella celebrazione della Messa, subito dopo la consacrazione. L'Eucaristia esprime e perpetua il dono totale di sé di Gesù Cristo. Quindi i sacrifici dell'Antico Testamento sono sostituiti dall'unico vero sacrificio gradito a Dio, cioè donare tutto se stessi per amore degli altri. Questo ha fatto Gesù, lo spezzare il pane aiuta i membri della comunità cristiana a vivere in questo stile, perché la vita è realizzata solo se donata. Unita all'Eucaristia, come altra faccia della medaglia, c'è la preghiera. L'Eucaristia era il rito proprio della comunità dei discepoli, che infatti celebravano nelle case, abbiamo sentito, spezzando il pane nelle case. Per preghiera si intende invece preghiera nel Tempio. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio. Quindi c'è questo legame che continua col mondo ebraico, però questa preghiera continua anche dopo la fine del Tempio. Da un lato c'è l'Eucaristia, dall'altro c'è la preghiera ufficiale, diciamo. Da un lato il vivere la preghiera nella casa, la quotidianità, dall'altra la preghiera al Tempio ci rimanda al culto oggi in chiesa. Insomma, entrambe sono importanti, sono due facce della stessa medaglia, nessuna delle due deve mancare, culto in chiesa e quotidianità. Quando manca una delle due si rischia o di vivere una fede intimistica senza culto in chiesa, oppure al contrario di vivere una fede fatta solo di riti ma che non impegna la mia vita quotidiana. La preghiera così vissuta, sia lo spezzare il pane che fa memoria del dono di sé di Cristo, sia poi la preghiera continua della comunità cristiana, ci permette di dare un corretto ordine alla vita quotidiana alla luce di Dio. Ecco, quindi questo è l'aspetto fondamentale, sono i quattro aspetti fondamentali della comunità cristiana, sono anche un po' il centro della lezione anche di questa mattina. Ecco, dico soltanto alcune note sul resto degli altri versetti di questo capitolo 2, giusto per capire meglio alcuni passi, alcuni passaggi e non intenderli male. Allora, versetto 43, un senso di timore era in tutti. Cosa vuol dire timore? Non era paura, perché non è che la prima comunità cristiana viveva sotto la cappa della paura davanti ai prodigi e ai segni che avvenivano per opera degli apostoli, quindi si ha paura degli apostoli perché hanno un potere più grande. Non è questo. Il timore non è il timore di paura, ma è il timore di riverenza, quel sacro timore, il timore di Dio, lo si dice anche uno dei sette doni dello Spirito Santo, cioè la coscienza di trovarci davanti a qualcosa, anzi qualcuno, con la Q maiuscola, di grande. Ecco, questo timore esprime come lo stupore, la riverenza della comunità cristiana davanti a quello che Dio sta compiendo nella storia, con la coscienza di essere sempre alla presenza di Dio. Quindi è un timore che è positivo, no? Il timore appunto della paura, ma è il timore che ci fa riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi, che istintivamente ha un po' timore, perché
qualcosa, il sacro è qualcosa che comunque resta distante ed è più grande di noi, però non è la paura, non è la paura. Poi il versetto 44 dice: tutti i credenti stavano insieme, letteralmente il testo greco dice erano insieme, perché non è che stavano insieme nello stesso luogo, 3120 persone, è difficile che vivano tutte insieme nello stesso luogo. Erano insieme, quindi questa traduzione non è il massimo, non è che stavano insieme sempre nello stesso luogo, ma erano insieme, cioè era la comunanza di un unico sentire, essere un'unica cosa nel modo di sentire e di vivere. Ecco, questo significa essere insieme. Mettevano ogni cosa in comune, non significa necessariamente che non esisteva la proprietà privata e che tutto era in comune, anche perché, ripeto, facile con i gruppetti piccoli, ma 3120 persone è un po' più difficile. Piuttosto indica questa espressione che la comunità cristiana era capace di vivere un uso corretto delle cose e del creato, che è strettamente connesso poi con la giustizia degli uomini, perché sappiamo che i beni della creazione sono dati a Dio per tutti gli uomini. Quindi mettere le cose in comune, cioè vivere correttamente le cose di questo mondo, permette di usare correttamente dei beni di Dio e di non rubarli a scapito gli uni degli altri. Il versetto 45 poi esplicita questa cosa, mostrando come i beni terreni diventano la comunità cristiana non degli strumenti, scusate, non dei fini, ma degli strumenti, non lo scopo della vita, ma lo strumento che la comunità cristiana ha per andare incontro soprattutto a chi ha più bisogno. Ecco, il versetto 46 parla di questa, appunto, sottolinea che non si tratta di paura e timore di prima, ma anzi prendevano il cibo con letizia, c'è la gioia che caratterizza la comunità cristiana, esperienza di vita e di gioia, e semplicità di cuore. Letteralmente in greco la parola significa senza sassi, cioè la vita nella comunione è sgombra da sassi e da pesi. Poi il versetto 47 parla di quelli che erano salvati, esprime la capacità, diciamo, terapeutica della prima comunità cristiana. Ecco, non siamo perfetti finché siamo in questo mondo, però la comunità cristiana che vive così già contribuisce a far iniziare la salvezza già qui su questa terra. E ogni giorno il Signore aggiungeva la comunità, quindi oltre alla capacità terapeutica, c'è una capacità attrattiva della comunità cristiana che vive così. Ecco, potremmo chiederci al termine di questa lezione, ma è davvero possibile tutto ciò o è un'utopia? Luca ci dà un quadro ideale e idilliaco oppure realizzabile? È un eterno dibattito anche tra gli studiosi questo. No. Però insomma, da quello che vediamo dagli Atti degli Apostoli, in realtà all'inizio del capitolo 5 ci mostra che ci sono effettivamente dei problemi alla comunità cristiana, poi lo ripete anche in altri punti degli Atti degli Apostoli. Ecco, Luca non nasconde che ci sono dei problemi fin dall'inizio, quindi non vuole presentare una comunità perfetta dove tutto è a posto e non succede mai nulla di sbagliato. Però è vero che ci presenta anche un modello, quelle cose essenziali che ogni comunità di qualsiasi epoca, di qualsiasi luogo, è chiamata ad incarnare però nella concretezza della singola situazione. La comunità cristiana di Gerusalemme del 30 non può essere la comunità di Concordia Pordenone del 2020. Come non poteva essere la comunità di Avignone del 1300, insomma, ogni comunità cristiana è chiamata a incarnare questi punti essenziali però nella concretezza della propria situazione. Questo è possibile. Non dobbiamo ripetere un modello ideale, astratto, che poi rischia di schiacciarci se lo applichiamo con quasi violenza, ma siamo chiamati a prendere questi punti essenziali che la scrittura ci presenta per applicarli alla nostra vita. E soprattutto resta valida la necessità che la comunità cristiana sia terapeutica, cioè che l'incontro con Cristo risorto dia speranza,
relativizzando le realtà puramente materiali, risanando le relazioni e la visione del mondo, placando il cuore dalle paure, capace di creare una unità più profonda tra gli uomini. Ecco, Gesù non presenta mai ideali irrealizzabili, ma offre prospettive anche difficili, ma che sono raggiungibili, sapendo poi che non siamo soli, ma che siamo sempre accompagnati dalla sua grazia. Ecco, questo per quanto riguarda la presentazione del brano. Adesso lascio la parola alla nostra Silvia, che nella sua meditazione invece ci aiuta a calare questo che era il brano nella, come proposta per la nostra vita e anche per la nostra preghiera. Grazie Silvia. Grazie Don Stefano. buongiorno a tutti. Buongiorno equip. Adesso vi saluto con un po' più tranquillità forse. A me è stato affidato, sono stati affidati 5 versetti e quando li ho letti la prima cosa ho detto ok, facile, tranquilli, forse mi danno un po' fastidio perché quando io mi approccio alla parola c'è sempre un certo fastidio perché la parola non dice mai quello che voglio io, ma sì. Mi metto in ascolto. Sono facili forse perché all'inizio ho pensato, dopo questa clausura forzata che un po' ci ha fatto sì che tutti noi qua arrivassimo con un cammino molto più comune e condiviso degli anni scorsi, che questa è una comunità proprio di quelle doc, di quelle che agiscono, di quelle che vedono i bisogni e la prima cosa che fanno è agire. Ma non è che vedono i bisogni di ognuno, ho fatto anche delle ricerche grammaticali, vero, nella differenza tra ognuno e ciascuno. Ciascuno vuol dire la totalità delle persone dove l'attenzione è rivolta al singolo. Perciò nella totalità si guarda al singolo e al bisogno del singolo e si agisce. E, tante volte noi, stavo pensando nel mio rimuginare la parola, quante volte magari ci perdiamo a scrivere parole, a pensare a come poter innescare un'azione. È vero, ci sta, i progetti, i programmi, non sono qua a dire che non vanno bene, anzi, sono importanti per sapere dove vogliamo andare. Ma alcune volte ci incartiamo in tutte le nostre parole e il bisogno del singolo, il bisogno di ciascuno ce lo perdiamo. E perciò ci perdiamo una parte importante di quella che Don Stefano prima diceva essere la relazione. Dopo questo primo pensiero che mi è venuto in mente, la seconda cosa è stata che fondamentalmente, se noi abbiamo se avete sotto mano il testo, c'erano delle parole che si ripetevano spesso e che danno vita ad una dinamica interessante, no? Allora c'era l'insegnamento degli apostoli, alcuni, si stava nella comunione, il senso di timore, ma in tutti i credenti insieme, in comune, di ciascuno, tutto il popolo. Fondamentalmente si parla di una comunità, ma più che di una comunità si parla di relazioni, di legami. E si parla di relazioni e di legami che di persone concrete. Adesso Don Stefano diceva che sì, a parte uno, tutti gli altri siamo un po' passibili, no? di qualche difficoltà, scivolata. Perché? Perché siamo persone concrete. E in questa comunità la cosa bella è che non si era individui singoli, ma persone. In questa comunità si realizza in letizia, in semplicità, quello che ci viene detto da Matteo nel Vangelo al capitolo 25. Quando ho avuto fame mi avete dato da mangiare, quando ho avuto sete mi avete dato da bere, quando ero straniero mi avete accolto, nudo e mi avete vestito. Perciò
stavo ancora riflettendo, come solo così ad un primo sguardo, questo brano ci dica anche, ci parli anche della, di che cos'è la carità, della carità nei confronti degli altri, no? Quella carità paolina che ritroviamo nella lettera ai Corinzi, ma anche della lettera di Giacomo, e qua reinteso tutti i campi biblici ormai fatti, nella lettera di Giacomo dove fede e opere ci dice sono tra loro legate, chiedo a Don Federico di farmi sì con le opere, grazie. E queste sono le relazioni dove fede e opere sono legate. Ma, ripeto, sono relazioni prima che di persone che vivono il battesimo e che grazie al battesimo si riuniscono attorno a questa duplice mensa della parola e dell'Eucarestia, sono relazioni tra persone concrete, che hanno bisogni concreti e reali, aspettative concrete e reali, desideri concreti e reali. E allora mi veniva in mente, quando si parla di relazioni e di legami, quanto, è vero, quello che diceva Don Stefano, noi non possiamo, dobbiamo far sì che la parola parli al nostro tempo concreto oggi, ma quanto diversa sarebbe stata questa parola letta solo 6 mesi fa. E in questi mesi tanto ci hanno parlato di relazioni, soprattutto tra maggio e giugno il focus è stato, adesso sono i banchi di scuola, il focus è stato le relazioni. Perché? Perché si dovevano definire e perimetrare per bene quei rapporti per capire chi fossero i congiunti con rapporti che avessero degli affetti stabili, per riuscire a capire chi potesse rincontrarsi e riallacciare questi legami. E allora così mi sono un po' divertita andando a cercare e ho trovato che nel districarsi tra i vari rapporti si parla di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, affini dello stesso grado, si è arrivati anche a definire il fidanzamento stabile dal fidanzamento acerbo, che diventa veramente e allora è interessante come il termine relazione sia stato sezionato quando in realtà tutti quanti ne sentivano il bisogno, tutti quanti sentivano il bisogno, dai più piccoli al più grande, di rivedere faccia a faccia le persone, di recuperare quella dimensione di intimità che fa parte delle relazioni stesse. E allora che cos'è la relazione, mi sono chiesta, e che cos'è una relazione stabile? E la relazione stabile non è una relazione di facciata, ma una relazione di fatto. È una relazione dove ci si conosce, è una di quelle relazioni dove il come stai è sincero e mi interessa davvero capire a che punto della tua vita tu sei. È stato bello oggi arrivare qua e la prima faccia, la prima persona che ho incontrato è stato Don Federico, che è la prima cosa che mi ha detto: "Ah, che bello, come stai? Come sei? Scrivi qua la carta, lo possiamo portare". Però è una relazione che si reintesse. È stato bello entrare in questa stanza e sentirsi accolti. E allora tutto questo un po' ci è mancato, no? Sì, anche vedere Maurizio è stato bello. E sono quelle, le relazioni stabili sono quelle relazioni fatte di quotidianità, di una quotidianità che però non nasconde la difficoltà del cammino, ma che sa che il cammino è condiviso, di quelle relazioni che aprono le porte delle proprie case e aggiungono un posto a tavola in semplicità e letizia. Quelle relazioni stabili sono quelle che, dove non c'è bisogno di un'agenda per prendersi un caffè insieme, dove non c'è il timore di far vedere le proprie miserie, proprio perché ognuno ha le proprie. E allora nel mio pensiero dicevo,
serviva tanto a definire le relazioni stabili, bastava prendere Atti 2 e l'avevamo conclusa, c'era tutto. Ma soprattutto quello che mi ha fatto molto pensare, molto riflettere, è quello che ci viene proposto in Atti 2, è un prendersi carico dell'altro, è un prendersi cura dell'altro, è un vedere quelli che sono i nostri bisogni, ma vedere anche quello che è seduto accanto a me, conoscere quello che è seduto accanto a me, conoscere, capire, riconoscere, intravedere quali sono i suoi bisogni e i suoi limiti e comprendere come quei bisogni e quei limiti siano un luogo di incontro. È un luogo di incontro con l'altro, dove l'altro diventa terra sacra, davanti al quale togliersi i calzari, avere rispetto, bussare, mettersi alla porta e aspettare. Se c'è l'avanti, si entra. E perciò quello che ci viene proposto, stavo pensando, è proprio uno stile di vita nuovo, dove nasce un'umanità nuova. E in questa umanità nuova, stavo pensando alle nostre comunità, a quello che abbiamo vissuto durante il periodo soprattutto di chiusura. E stavo pensando a quanto le nostre comunità sono cambiate. E ho provato a ripensare alla comunità, alla mia comunità, ma non solamente alla parrocchia in cui vivo, ma anche alla comunità dei miei colleghi di lavoro, piuttosto che al paese, e capire come è cambiato da gennaio, come sono cambiate le relazioni, e capire quale immagine ho della mia comunità a gennaio, quali erano le sue caratteristiche. E queste sono le domande che rivolgo anche a voi. E nel ritornare indietro, che istantanea abbiamo della nostra comunità? L'istantanea che io ho era delle domeniche andando in chiesa, dove ci si salutava a malapena, ognuno prendeva il proprio posto, poi la cosa bella è che si diventa abitudinaria anche in quel caso lì, non so se voi dall'altare lo vedete, però effettivamente è vero, ognuno prende il proprio ognuno ha il proprio posto, e ci si saluta a malapena, lo scambio della pace è frettoloso, e non si sapeva chi si aveva a destra e a sinistra, non si sapeva nulla, ma forse non si aveva neanche voglia di sapere. E adesso com'è? Allora, non so come funzioni nelle vostre comunità, però adesso davanti alla nostra chiesa abbiamo questa sorta di accoglienza sanitaria, dove si accolgono le persone, dove c'è il momento in cui ci si dice buongiorno, buonasera, come va? Si misura la temperatura, si dà il gel, in alcuni posti addirittura si accompagna al posto, perciò non ho più il mio posto, che tanto mi rendeva sicura, ma mi trovo in mezzo ad altre persone. E allora mi stavo chiedendo se tra tutte queste battute a un certo punto c'era un signore che mi chiedeva, ma che gentili che siete voi, misurate anche la glicemia, mamma mia, si troppo anche la pressione, e fermo un po' tutto. Però tra queste battute scambiate, tra questi saluti riconquistati, seppur mascherati, mi stavo chiedendo se forse non ci siano dei piccoli, timidi segni di ripresa di qualcosa che mancava molto prima della pandemia. Forse è vero, non tutto il male viene per nuocere, e forse qualcosa di buono può nascere anche da questa esperienza. E
Perciò le prime domande che io vorrei lasciarvi sono proprio sulla comunità. E come è cambiata adesso la nostra comunità? Che cosa abbiamo scoperto? Quali sono quegli atteggiamenti positivi che sono emersi e che non vorremmo perdere? Quali sono i doni che lo spirito ha continuato a fare? Una delle parti belle del il Papa durante tutto questo periodo, ogni giorno diceva qualcosa che era semplice e efficace, tutti i giorni le inanellava perfettamente bene, e a un certo punto ha detto che i doni, lo Spirito Santo non ha terminato i doni. E i doni dello Spirito, e lo Spirito è ancora in azione. Allora, questi doni, quali doni ci sono adesso? Come lo Spirito sta agendo nelle nostre comunità? E soprattutto, sappiamo riconoscerli? Un'altra cosa rispetto alle relazioni. Rispetto alle relazioni e rispetto ai bisogni. Quanto sono importanti le relazioni e i legami nelle nostre comunità? Quello che è successo forse in un primo momento ci ha portato proprio ad essere molto più individualisti, perché avevamo un bisogno di sicurezza, cioè dovevamo sentirci sicuri noi. E in questo bisogno di riuscire a riconquistare una nostra identità, una nostra sicurezza e riuscire a recuperare una certezza nei fatti che stavamo vivendo, ci siamo un po' persi chi aveva bisogno. E qua ho in mente due persone, una che mi ha telefonato e mi ha detto: io faccio tante cose in parrocchia, però in questo periodo di chiusura nessuno mi ha chiamato. Ok. E allora mi dice: beh, allora ho chiamato io. Bene. E io mi sono chiesta, sì, però è vero, anch'io potevo chiamarti. La seconda persona è un'altra che stavamo parlando insieme e io continuavo a parlare di me. E dire: sì, ma io l'ho vissuto così, questo qua, io ho fatto, io, bello, cioè, proprio, ero molto concentrata su di me. E lei, in modo totalmente, come posso dire, deflagrante quasi, dice: io ho vissuto la solitudine, io avrei voluto che qualcuno mi chiamasse, io mi aspettavo, io ho avuto bisogno. Bene. Questo non vuol dire vivere in uno stato di continua prostrazione, ecco, dovevo salvare io tutti quanti, dovevo chiamare io tutti. Però mi sono chiesta: ma io sono riuscita a riconoscere i bisogni di chi sta vicino a me? Facile è pensare che a chi è lontano, ma chi è vicino a me? E allora vi chiedo, perché me lo sono chiesta anch'io, c'è forse una persona che avrei voluto sentire o risentire durante questo periodo e non l'ho fatto? Ieri Don Federico ci diceva: ma c'è una parte degli atti dove si presenta il programma degli atti e si dice: questo è il tempo. E negli atti c'è scritto: ma non sta a voi sapere il tempo, né quando, né come. A me verrebbe da dire che invece è questo proprio il tempo, eventualmente, di provare a sentire o risentire quella persona che noi avevamo in mente, di provare a pregare per lei o per lui, di provare a riconoscere il bisogno e di provare a metterci in relazione. E anche di ringraziare effettivamente se qualcuno ha palesato i propri bisogni con noi, perché ci ha aiutato a uscire dal nostro individualismo.
Il secondo punto sul quale mi soffermo è in realtà l'ultimo versetto, perché è fonte di grande consolazione. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Intanto. E allora mi immaginavo anche noi, no, quando siamo tutti immersi nel nostro fare, che alcune volte è anche un fare un po' così, caotico, e intanto il Signore ogni giorno aggiunge. È quasi un riprendere un ritmo più umano. Mentre tu fai, mentre c'è questo desiderio anche, questo entusiasmo di riprendere le attività mentre ci preoccupiamo, mentre, intanto il Signore ogni giorno aggiunge alla comunità quelli che erano salvati. E questo aggiungere mi veniva in mente l'irrigazione a goccia. E ogni giorno il Signore ci dà quello di cui abbiamo bisogno, né di più né di meno. Fa un po' cammino nel deserto, la manna e il cibo, no? Né di più né di meno. Ogni giorno Lui continua. Da quando? Dall'inizio dei tempi. E quelli che erano salvati. E salvati è una parola interessante, anche questa che mi ha molto colpito durante il periodo di lockdown, perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando si parla di salvare non è salvare chissà che, è salvare file. Salvare file, tutto in Google Drive, mi raccomando, fa copie. Qualcuno in questa stanza ha vissuto 10 minuti del mio panico al telefono perché temevo di aver perso tutto. E perciò che cosa salviamo? File. Salviamo cose. E il gioco di che cosa salvi buttando dalla torre qualcosa è di cose. E se vai in un'isola deserta ti puoi portare 3 cose. Sì, però ci sono tante altre cose da salvare, che non sono cose ma sono relazioni. Relazioni amicali, relazioni familiari, le relazioni lavorative. Ultimamente, così, guardando il telegiornale, c'è tutto un discorso su chi si salva tra le squadre di calcio. Anche quello è importante, insomma. Ma salvare e salvare vite. E allora ho pensato a tutti quei medici, a quegli infermieri, rileggendo il giuramento di Ippocrate, non l'avevo mai letto, importante, impegnativo, no? Che salvano le vite. E le vite salvate sono le vite dei migranti, di chi cerca una vita migliore per sé e per i propri figli. E le vite salvate sono le vite, in questo momento, anche di tutti coloro che stanno lavorando per salvare delle vite a Beirut. Però qui siamo sempre attivi, noi che salviamo, ma qui ci dice che noi siamo i salvati, siamo dall'altra parte. E allora, se come cristiani, e questa è la domanda che mi pongo e vi pongo, se come cristiani crediamo e professiamo di essere stati salvati, mi viene da dire, ma ne siamo consapevoli? Che cosa vuol dire essere salvati nella concretezza della vita? Nella concretezza della nostra quotidianità. E significa entrare in un corpo armonico, che è quello delle relazioni, di entrare in comunione l'uno con l'altro, di cominciare a capire che vivere così è bello. Ma questo non vuol dire che siamo immersi in un romanticismo sole, cuore, amore, ma siamo immersi nella concretezza. Ultima cosa che mi ha molto colpito e che in qualche maniera è, adesso chiedo a Don Stefano, e Don Stefano dirà di sì perché lo dirò giusto, perfetto, è un'inclusione, benissimo, uso i termini tecnici,
ed è la perseveranza. Mi ha fatto tanto, tanto pensare, no? Perché erano perseveranti. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è errare umano, perseverare è diabolico. Bene. E soprattutto il fatto che noi non diamo mai importanza alla prima parte, errare umano, ma contraiamo la prima parte, perciò perseverare è diabolico. E poi entro nei dati e perseverare è la cosa giusta da fare. Cioè, è benedetto perseverare. E allora che cosa significa perseveranza? Perseveranza è una virtù. È una virtù che impegna tutti noi a lottare per il conseguimento del bene, senza farsi vincere dalla stanchezza e dallo sconforto. E bene, dovremmo averla, cioè siamo sereni, siamo tranquilli, andiamo tutte le volte, tutte le domeniche a messa, ascoltiamo la parola, sì, vabbè, e capiamo che cosa sta succedendo, siamo persone perseveranti, assolutamente sì. Perché come in tutte le virtù bisogna crescere. E allora non siamo perseveranti da soli, siamo perseveranti insieme nel Tempio, insieme nello spezzare il pane, insieme nel prendere il cibo con letizia, insieme nel lodare Dio e nel godere del favore di tutto il popolo. Essere perseveranti insieme significa essere corresponsabili della perseveranza degli altri. E capire che nel momento in cui la mia perseveranza vacilla, c'è qualcuno che mi dà la propria testimonianza che si può ancora andare avanti e fare lo stesso per i miei fratelli e le mie sorelle. Essere perseveranti nell'ascolto, nello spezzare il pane, nello stare insieme, nel pregare, è l'essenziale. Forse questo periodo di chiusura ci ha chiesto di ritornare all'essenziale, a quello che è l'alimento vivo per le nostre comunità e per ciascun fedele. E allora io mi chiedo che cos'è essenziale per me oggi, che cos'è essenziale per la mia comunità oggi. E come io mi metto in gioco per questo essenziale, perché poi è semplice fare grandi proclami e non fare nulla. Ricordiamoci sempre che questa comunità agiva. E erano perseveranti ogni giorno. E anche qua a me ha fatto un po' sorridere, perché quando noi diciamo ogni giorno, pensiamo sempre a questa cosa che si fa ogni giorno. E ci viene già la stanchezza sulle spalle, perché ogni giorno faccio queste cose, una noia mortale. E invece no. E ogni giorno ricominciare, ogni giorno scegliere, come diceva prima Don Stefano, no? È un'abitudine che non diventa routine, non diventa tran, ma è un'abitudine che diventa proprio abito, sono cose che mi sta bene addosso, che io continuo e che continua a farmi crescere, a spronarmi. E allora, rispetto all'abitudine, mi veniva in mente una cosa proprio rispetto alla celebrazione della Santa Messa. Quando è stato chiuso tutto quanto, e c'è stato un attimo un momento di blackout proprio anche nei nostri pensieri, perché dicevamo: come non andare a messa? La chiesa chiusa è un problema, no? E in questo problema io mi sono chiesta: ma adesso vediamo, Silvia, a che punto siamo. Magari alla fine il tuo andare a messa era un'abitudine, è un'abitudine, perciò entro breve, 2 o 3 settimane, la cosa non ne sentirai la mancanza, oppure è qualcosa di vitale per te. Lo chiedo anche a voi, come avete vissuto, come vivete questo ogni giorno? E questo ogni giorno ci dice ancora una volta che se non possiamo sapere quale sarà il tempo, il modo, il luogo in cui il Signore verrà, ma questo ogni giorno è questo giorno, perciò noi oggi possiamo decidere di fare qualcosa o di non fare nulla. Oggi possiamo decidere di cominciare a vivere la perseveranza nostra. Oggi possiamo decidere di essere corresponsabili degli altri. E infine, e qua l'inclusione, questo
C'è una perseveranza che va oltre e altro, e è una perseveranza che è la perseveranza di Dio. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. La perseveranza del Signore è una perseveranza che nasce dalla Genesi, che nasce con la storia dell'uomo e dell'umanità, che è intrisa di questa sua perseveranza. La perseveranza del Signore è fonte di consolazione. Anche nel deserto c'è. È un segno costante dell'amore di Dio. È un segno che Lui c'è. Solo che noi vorremmo, come Elia nell'Oreb, vederlo nei grandi segni, nei grandi prodigi. Cioè, se Dio mi devi parlare, cioè una rugona. Invece no, la perseveranza sta nella quotidianità. E allora la perseveranza di Dio è proprio in quel vento leggero, in quel nella voce del silenzio, che tanto mi è piaciuta questa traduzione, in quella voce del silenzio che sa di quotidianità, ma di una quotidianità che si rinnova e che è rinnovata. E allora vi lancio altre due domande. Quanto sono perseverante nella mia vita e nella mia vita di fede e quanto invece cado nell'abitudine? E ho sentito oppure sento su di me la perseveranza del Signore? E quali sono gli ostacoli che oggi riconosco nel mio essere perseverante nell'ascolto della parola, nella partecipazione alla celebrazione eucaristica, nella mia partecipazione attiva alla comunità? Grazie Silvia per questa bella e sentita meditazione. E chiediamo a Stefano, c'è una domanda sulla chat che chiede se puoi ripetere la definizione di beni terreni dall'ottica di Gesù all'ottica umana. Allora sì, qua si parla di credenti che avevano ogni cosa in comune, vendevano proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ecco, poi si vede in realtà nel resto degli Atti degli Apostoli che poi qualcuno ha delle proprietà, per cui questi versetti anche dei sommari, quando si parla del vendere le cose, non significa necessariamente l'abolizione totale della proprietà privata. Qualcuno, soprattutto in tempi un po' più ideologizzati dei nostri, aveva definito questo come la base di una specie di comunismo cristiano, però in realtà vediamo in altri passi che comunque la gente aveva delle cose proprie. Allora, non si tratta di vendere tutto, ma si tratta di mettere i bisogni dell'altro davanti al mio possesso di beni terreni. Per beni terreni si intende soprattutto, qua è chiaro, si intende essenzialmente proprio i beni materiali, i beni concreti, perché la comunione è concreta e quindi richiede di venire incontro gli uni gli altri anche con la concretezza, perché siamo fatti non solo di anima, quindi non siamo fatti solo per una comunione soltanto spirituale, nell'affetto, nei sentimenti, ma siamo fatti anche di corpo, per cui c'è il corpo entra sia nella nostra preghiera, nella nostra vita di fede, entra nella nostra vita di relazione, perché è il mezzo con il quale noi entriamo in relazione agli altri, ed entra quindi anche nella nostra vita di carità e di amore fraterno. Per cui, ecco, quello che ci dice questo testo non è tanto vendete tutto e non abbiate niente, non è esattamente questo, ma è mettete l'attenzione verso le altre persone davanti al vostro possesso, alla vostra proprietà di beni concreti materiali, perché altrimenti i beni materiali rischiano di prendere un posto esagerato nella propria vita. Quello che invitava anche Gesù a lasciare tutto per seguire lui, poi in realtà gli apostoli stessi avevano una casa, perché Gesù andato a trasferirsi nella casa di Pietro, vuol dire che non aveva venduto la propria casa per seguire Gesù, però metteva i beni a disposizione della comunione, a disposizione di tutti. Per cui l'essere
l'essere parte della comunità cristiana diventava un'attenzione agli altri, sapendo sacrificare qualcosa, appunto, come dicevo prima, riconoscendo che i beni terreni sono degli strumenti e non dei fini, e sono strumenti non soltanto per la mia vita materiale, ma anche per testimoniare la carità verso l'altro. Proprio la liturgia delle ore di oggi, nell'ufficio delle letture, diceva che c'era un brano di un testo del secondo secolo in cui si diceva che se i cristiani condividono tra loro i beni immateriali, sono chiamati anche a condividere i beni materiali, proprio per testimoniare che il mio egoismo, il mio desiderio di possesso non è più forte della carità fraterna che ho verso l'altro. Quindi i beni materiali diventano uno strumento attraverso il quale io posso vivere e concretamente testimoniare il mio amore fraterno. Spero di aver risposto alla domanda di chi aveva posto la questione. Questo per quanto riguarda, insomma, i beni materiali. Perfetto. E prima di chiudere, non so se volete aggiungere, Don Federico, Don Stefano, due parole su come fare l'orazio. Sì, allora adesso si apre il momento della preghiera. Magari non tutti hanno fatto questa esperienza prima, soprattutto chi ha la prima esperienza anche di campo biblico e anche di preghiera sulla parola. Ecco, adesso c'è il momento della oratio, che in latino significa appunto preghiera, la preghiera personale. Al termine della quale poi sono 11:30, vero? Sì. 11:30 c'è invece la condivisione, però questo è il momento intanto della preghiera personale, poi la condivisione viene dopo. Allora, ognuno di noi adesso entra in preghiera a partire dai tre testi, si può anche scegliere soltanto uno dei tre, quello che ha colpito di più, confrontandomi con la parola di Dio. Ma questo confronto è un confronto della preghiera, non è un confronto celebrale, non è un aumento di conoscenze, ma è un cercare di capire cosa il Signore mi sta dicendo attraverso questo testo che oggi mi è stato consegnato da Lui. Allora, per entrare in preghiera, visto che appunto, come dicevo prima, siamo fatti anche di corpo, anche ci sediamo, tac, apriamo, ah, buon bene, mi ha colpito questo, sto lì a pensare, non è questa tanto la preghiera. Abbiamo bisogno di uscire un po' dalla nostra quotidianità per entrare in un clima adatto. Allora, do alcuni suggerimenti. Innanzitutto, entriamo gradualmente nella preghiera. Facciamo un respiro, scegliamo un posto dove stare per questo tempo. Vi consiglio almeno mezz'ora, ma anche un'ora potrebbe essere. Sono 10:15, la colazione le 11:30, ecco, uno può utilizzare tutto questo tempo, insomma almeno mezz'ora di silenzio e di tranquillità, in cui appunto scelgo un posto, mi siedo con calma, mi concentro sul fatto che sto per incontrare il Signore, cerco di pacificare il mio cuore per non farmi distrarre da altri pensieri durante il momento di preghiera e mi metto alla presenza del Signore. Faccio con calma un segno di croce, entro nell'ottica che il Signore mi sta guardando e mi vuole parlare, e inizio la preghiera magari con un'invocazione semplice allo Spirito Santo. Ne trovate una anche nel materiale che è condiviso nel link che è stato mandato, che poi riutilizzeremo anche all'inizio della collazio per invocare anche insieme lo Spirito Santo, però è bene, insomma, farlo anche personalmente nel momento della preghiera personale, sapendo che questo è un momento in cui io sto incontrando il Signore e quindi entro in quest'ottica. Poi comincio a entrare nel testo, faccio un momento di raccoglimento, provo a pensare, magari anche immaginandomi fisicamente Gerusalemme del primo secolo, la comunità che si sta radunando, io che faccio parte di questa comunità, ecco, magari chi è stato in Terra Santa può richiamare alla mente anche qualche immagine di Gerusalemme di oggi, e chiedo al Signore una grazia, chiedo al Signore che mi parli per un motivo specifico. Magari il Signore poi mi risponderà su altro, però tanto faccio una richiesta. Ad esempio, se mi ha colpito questo discorso sulla perseveranza, aiutami Signore ad essere più perseverante.
Ecco, e poi prendiamo in mano il testo, lo leggiamo lentamente, un poco alla volta, sapendo che dietro queste parole c'è il Signore che mi sta parlando. Uso tutte le mie facoltà, la memoria, per ricordare sia la mia vita, sia quello che è stato detto stamattina, l'intelligenza per cogliere quello che è stato detto e applicarlo alla mia vita, e la volontà. La volontà per desiderare di amare ancora di più il Signore. Ecco, questo è il momento centrale, quello in cui io mi trovo davanti al testo, davanti alla parola di Dio, e la lascio parlare. Mi raccomando, non abbiate fretta, non è necessario fare tutto, non è che la collazio poi dobbiamo fare grandi discorsi teologici, quindi non pensate subito a preparo qualcosa che dopo devo dire, non è quella la cosa principale, non lasciamoci distrarre da questo, non dobbiamo neanche fare tutto, non è che dobbiamo prendere tutti i versetti e lasciare che tutto mi dica tutto. L'importante, diceva anche Sant'Ignazio di Loyola, l'importante non è il tanto capire, ma il tanto gustare. Per cui io potrei anche essere colpito da una frase e basta, e restare su quella frase per tutta l'ora di preghiera. E attraverso questo gustare percepire interiormente cosa il Signore mi vuole dire. E questo lo viviamo anche in base ai sentimenti che si muovono dentro di noi davanti ad una parola. Diceva prima Silvia, la parola può dar fastidio anche. Allora, perché mi viene questo fastidio? Forse magari il Signore mi sta dicendo che lì c'è un'esigenza di conversione davanti ad una cosa difficile che mi viene richiesta e che io magari, preso dai miei fatiche, dai miei egoismi, faccio fatica a fare. Oppure il contrario. Può esserci un'esperienza di gioia, il Signore che mi incoraggia e mi dice: guarda, qua sei sul punto, sei sulla strada giusta, ti stai incamminando bene, continua così. Non è che il Signore ci parla solo per bastonarci o bacchettarci, per carità, ci parla anche per incoraggiarci e per mostrarci la via del bene, che appunto diceva anche questo testo, con letizia e semplicità di cuore. Quindi, ecco, in questo dialogo, non soltanto con la testa, ma anche con il cuore, c'è il dialogo tra noi e il Signore. Quindi, confrontandomi davanti a quello che mi dà fastidio e a quello che mi dà gioia della parola che ho davanti, alla luce di quello che è stato detto sulla spiegazione di questo testo, posso percepire che il Signore mi sta conducendo da una parte o dall'altra. Poi anche per concludere, non è che chiudo il libro, buona ora della collazio, aspetta che tacco il computer. No, ma dico, ecco, chiudo con calma, come ho iniziato nella preghiera un passo alla volta con calma, così esco dalla preghiera anche con calma. Ringrazio il Signore per quello che ho vissuto in questo tempo. Termino magari con un Padre Nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, una preghiera spontanea al Signore, al Signore Gesù magari, e pian piano esco dalla preghiera e torno all'attività di prima. Ecco, dopo la preghiera magari mi fermo un attimo per vedere com'è andata, cosa si è mosso, faccio un po' di riassunto, ma ripeto, non tanto per preparare le cose da dire alla colazio, perché sennò faccio brutta figura, ma innanzitutto per capire come il Signore mi ha condotto in questo momento di preghiera. Se ci sono state distrazioni, come mai ci sono state, e quali sono i frutti e i movimenti che ho avuto in questo momento di preghiera. Poi anche alla colazio, poi lo ripeteremo anche all'inizio della colazio, non si tratta di fare discorsoni o prediche, si tratta di condividere semplicemente qualcosa che desidero, perché se il Signore mi ha mosso in cose troppo intime non sono neanche tenuto a dirle, però se mi ha toccato su qualcosa che desidero dire, l'importante è che però sia una condivisione di quella che è stata la mia esperienza in questo momento di preghiera e non soltanto qualcosa di teorico o di distante, ma appunto mettere insieme quello che lo Spirito ha suscitato ciascuno di noi.